Nel 1988 la mostra Itiepolo, Virtuosismo e Ironia, organizzata a Milano dall'allora assessore alla cultura Alberto Gregio, della giunta guidata dal sindaco Milan, ha dato il via alla riscoperta della presenza di questa famiglia di artisti nel territorio, inaugurando un trentennio di iniziative diverse, di studio e di valorizzazione delle loro opere presenti in questa zona, iniziative che talvolta hanno coinvolto anche le scuole. Fra queste opere ricordiamo anche l'affresco raffigurante la gloria dei santi Pietro e Paolo, nel soffitto della parrocchiale di Scaltenigo, attribuito a Gian Domenico, e l'affresco riaffiorato nel soffitto di Villa Angeloni Bianchini a Zianigo qualche decennio fa, pure attribuito a Gian Domenico, con una iconografia ricorrente anche in Gian Battista. Rappresenta infatti il merito, la nobiltà e la virtù. Significativamente, la Villa Bianchini è stata al centro di una serie di iniziative promosse da varie associazioni del Milanese e dagli abitanti di Zianigo, iniziative volte alla sua conservazione e valorizzazione. Il Milanese dunque è terra dei Tiepolo per la scelta di questi artisti di acquistare una villa e alcuni terreni in queste campagne e, nel caso di Gian Domenico, di partecipare attivamente alla vita delle comunità di Zianigo e Scaltenigo, come testimoniato da documenti di archivio. L'adesione alla civiltà di villa per i Tiepolo riguardava la loro stessa vita personale e familiare, e la loro pittura non ha celebrato solo la cultura e i costumi della nobiltà veneziana e della villeggiatura, che aveva in quest'area della terraferma veneta, oltre che sulle rive del Brenta, un profondo radicamento, ma anche elementi paesaggistici di questo territorio e usi e costumi popolari di allora di queste campagne. Abbiamo visto capolavori di Gian Battista Tiepolo a Venezia e nell'entroterra Veneto, ma naturalmente nella sua prolificissima produzione si annoverano fra le altre le imprese pittoriche realizzate a Udine, che lo consacrarono come veronese redivivo, e a Milano, dove si recò ripetutamente, ampliando la sua fama a livello internazionale. Alla fine del 1750, Gian Battista Tiepolo arriva a Würzburg, accompagnato come di consueto dai due figli, Gian Domenico e Lorenzo. È convocato dal principe vescovo von Greifenklau per decorare la residenza ed è arrivato fin là grazie alla mediazione di un mercante tedesco, che risiede a Venezia da lunghi anni, Jakob Mehling. L'impresa di Würzburg è fra i vertici dell'arte tiepolesca. E la grandiosità, la luminosità sfavillante degli affreschi realizzati dai Tiepolo nella residenza, forse senza uguali. Anche a Würzburg abbiamo un'ambasciatrice della terra dei Tiepolo, un'ambasciatrice per così dire di adozione. Si tratta di Silvia Vassallo Paleologo, palermitana di origine, musicista che vive e lavora in Germania, ma che entusiasta di questo capolavoro tiepolesco che ha avuto modo di ammirare come è arrivata a Würzburg, ci ha tenuto a dare subito la sua disponibilità a collaborare con noi. Buongiorno cari amici dall'Italia e anche dall'estero, dal Museo Martin von Wagner dell'Università di Würzburg. Qui siamo davanti ad una gigantesca testa, un autoritratto di Tiepolo. E questa mostra è dedicata proprio al lavoro che alla fine ha raggiunto questo imparagonabile grado di bellezza che possiamo trovare negli affreschi, anche nelle pale d'altare, per esempio, che il Tiepolo e la sua bottega hanno creato qui a Würzburg. Qui vediamo due episodi della Bibbia, dell'Antico Testamento: Esther davanti ad Ahasvero e Abigail davanti a Davide. Quindi vedi che due volte è una donna che salva il suo popolo, o il suo popolo, il popolo ebreo, dallo sterminio, oppure la grande famiglia di Abigail, perché Davide voleva uccidere tutta la famiglia, perché era molto arrabbiato con
con Nabal, il marito di Abigail. Lei si oppone a questo piano distruttivo e alla fine lui è convinto della sua saggezza e anche della sua bellezza. Per tutta l'opera di Giovan Battista Tiepolo, che sono sempre le donne sono le protagoniste e anche le persone più sovrane nei dipinti. Anche Esther, che qui perde la coscienza per paura del suo marito, perché non si poteva avvicinarsi al re di Persia senza essere annunciato, e lei per paura, per la coscienza, però sempre tramite la luce viene esaltata, a modo che lei è la persona che veramente conta in questo dipinto. E questo dappertutto, anche... Ma vedo Rinaldo e Armida. Esatto. E noi diciamo Armida e Rinaldo perché anche qui Armida è la persona che agisce. Sì. Rinaldo non ha più nessuna voglia, cioè ha solo voglia di Armida, ma non è più padrone di se stesso. Mentre Armida sa esattamente cosa fa, no? Anche il modo di tenere il braccio sul collo suo potrebbe essere sempre fatto così. Sì, c'è questa potenza, questa forza. Sì, sì. Quindi le donne sono le sovrane. È impressionante anche la vivacità dei colori. Sembra che queste figure proprio emergano dal dipinto. Meraviglioso. Eh sì, lui era un grande colorista. Questo a volte non si vede perché si ammira la larghezza degli affreschi. È un pittore che usa pochi colori, perché tutto questo rimane quasi scolorato. Non sono veramente colori, anche qui tutto al buio. Pochi colori che spiccano fuori, e questo già un contemporaneo di Giovan Battista Tiepolo diceva che una sua caratteristica sono le tinte nette, che sono così pieno di luce, soprattutto in contrasto alle tinte sporche, come lo diceva. E questo si può osservare anche nei grandi affreschi, soprattutto quello dello scallone. Sia per Michelangelo che anche per Giovan Battista contava veramente meno il soggetto, ma il formarsi del soggetto, la visualizzazione del processo creativo. Questo era il loro interesse principale, perché la scintilla della creazione così diventa una forma. E questo, secondo me, è la cosa più bella in tutta l'arte di Giovan Battista Tiepolo, che lui ci fa anche osservare il suo agire come artista. Non sono veramente le figure, le tematiche, i soggetti che contano di più, ma è proprio il processo, il processo anche lavorativo, per così dire, no? Perché è tanto lavoro prima che un'opera sia bella. Però siamo testimoni di questo processo, e questo ti dà anche una sensazione di felicità quasi guardando questi dipinti, ma anche e soprattutto direi questi disegni. E lui disegnava sempre e anche senza un motivo diciamo funzionale. No, questo non è un disegno preparativo. Preparatorio. Questo sicuramente è fatto in neanche un minuto per un capriccio suo. Quindi qui è in gioco anche una libertà artistica quasi senza precedenti. Uno sguardo molto ambiguo. Sì. E l'ambiguità è programma in questi capricci, ecco perché si chiamano capricci, no? Perché seguono i capricci dell'artista, non c'è logica, non c'è ragione in queste acque forti. Noi abbiamo l'aspettativa di una scena, che una storia, che viene narrata una storia. Questa aspettativa viene delusa da questi capricci, perché non funziona. Non funziona, manca la logica della narrativistica. Quindi sono delle cose un po' oscure.
Abbiamo disegni a penna, disegni a carbone, disegni a gessetto, poi abbiamo i dipinti certamente, abbiamo anche delle tecniche grafiche, le lastre incise, le acqueforti soprattutto, e lui era un maestro proprio in assoluto della tecnica dell'acqueforte. L'altra fondamentale trasferta all'estero di Giambattista Tiepolo e dei suoi figli coincide anche con l'ultimo atto della sua carriera e della sua vita. Come abbiamo già sentito, si tratta del trasferimento in Spagna, che lo costringe ad accelerare i tempi del cantiere di Villa Pisani a Stra. E noi ci trasferiamo in Spagna virtualmente grazie a Carlo Bindoni, un altro ambasciatore della terra di Tiepolo. Volevo condividere solo un pensiero con te. Io sono di Milano, il posto in cui c'è la casa del Tiepolo padre e dove ci sono anche uno dei figli. Sono arrivato in Spagna 15 anni fa e una delle cose che mi ha sorpreso è, ovviamente, appena arrivato in Spagna sono andato al Museo del Prado, di colpo, passando da una sala all'altra, entrando vedi che i quadri erano, mi sentivo come in casa, ecco, insomma, ho riconosciuto lo stile pittorico, ho detto ma che strano questi quadri qui, mi sento veramente come in casa, mi sono avvicinato, ho letto la targhetta e c'era scritto Tiepolo, e quindi mi sono sorpreso, ho detto beh, ma allora Tiepolo era veramente bravo. Quello che stai dicendo è interessante ed è importante. Perché ammiriamo determinati artisti e non ad altri? Forse uno degli aspetti fondamentali è che siano riconoscibili. Cioè il fatto che tu arrivassi alla Sala del Prado e tu potessi dire questo lo conosco, significa che Tiepolo è riuscito a sviluppare uno stile riconoscibilissimo e che quindi riesce a distinguerlo dallo stile di tutti gli altri artisti delle altre sale. E questo è molto molto importante, importantissimo. Forse è uno dei tratti più importanti per distinguere un grande maestro da un bravo pittore. Giambattista Giandomenico hanno una sala. Ci tengo a precisare che non tutti gli artisti che esponiamo al Museo del Prado hanno questo onore di avere addirittura una sala per loro. E Tiepolo ne ebbe tantissimi di rivali, che erano proprio, cioè funzionava così, c'era un maestro che aveva il proprio atelier con tutta una serie di seguaci che poi imparavano dal maestro e poi replicavano lo stesso stile e questo aiutava a realizzare molte opere, tutte più o meno con lo stesso stile, per cui poi si popolarizzava uno stile determinato. Ma il Tiepolo invece decise di appoggiarsi a solamente due grandi collaboratori, i suoi due figli. Ma qui in Spagna non hanno avuto tempo, non hanno avuto modo di creare proprio una vera e propria scuola pittorica. Il Tiepolo non solo fu un enorme artista, ma fu un bravissimo e abilissimo uomo d'affari. E soprattutto una caratteristica forse degli artisti veneziani in particolare. Ci sono casi più conosciuti, forse quello più famoso è quello di Tintoretto, che non solamente era artista ma era anche commerciante e uomo d'affari, e anche Tiziano all'epoca. E Tiepolo padre aveva sicuramente ereditato questa capacità di farsi pagare lautamente i propri lavori. Non solamente in realtà quanto è riuscito a farsi pagare lui, ma nei pochi anni che stette a Madrid fu capace anche di garantire, di prendere grandissime commesse, grandissimi lavori anche per i propri due figli. Di fatto Giandomenico è quello che più ha dipinto nel Palazzo Reale. Però la cosa forse più importante da dire è che il Tiepolo non solamente appunto è stato ben pagato ed è stato ricercato apposta per venire al Palazzo Reale a lavorare, ma ha anche realizzato l'affresco della parte più importante, più simbolica e significativa di tutto il Palazzo Reale. Non solo il Museo del Prado, tutta l'arte spagnola, dal basso medioevo fino al secolo XX, è molto influenzata dall'arte italiana. E forse il Museo del Prado si vede come in nessun'altra parte, e specialmente con Venezia. Venezia è la spina dorsale dell'arte spagnola,
di Tiepolo si dice che è l'ultimo grande artista barocco che è esistito, perché con lui finisce un modo di vedere la pittura. L'arte spagnola non si potrebbe comprendere senza questa spina dorsale, e la collezione dei re spagnoli del secolo XVI. Siamo nel Palazzo di Madrid, nella saletta ufficiale. Al fondo si intravede la Sala del Trono. E adesso parliamo dell'importanza che ha Giambattista Tiepolo e i suoi figli nella decorazione di questo palazzo. Il Tiepolo ha trionfato ovunque è andato, e giustamente per questo si chiama per decorare il Palazzo Reale di Madrid. Il palazzo era appena stato costruito e bisognava decorarlo, e quindi iniziarono a chiamare i migliori pittori da tutto il mondo, tutta Europa. All'inizio c'era Corrado Jaquinto, poi chiamarono Mengs. Venne Tiepolo con i due figli per partecipare insieme ad altri pittori spagnoli nella decorazione di tutto il Palazzo Reale. Ci sono circa 60 volte o soffitti in tutto il Palazzo Reale, solamente quello che è il piano principale del palazzo. Quindi è un, come potrei immaginare, un lavoro infinito, e di fatto non è finito. Ci sono sale che non hanno ancora decorazione alcuna a livello di pareti. Quindi era una sfida, un'impresa formidabile per qualsiasi pittore riuscire a venire qui a decorare, no? E grazie all'impegno di Carlo III venne Tiepolo, già con una certa età, 66 anni dell'epoca. Passò gli ultimi 8 anni della propria vita qui a Madrid, fino al 1770, che è l'anno in cui della sua morte. Venne molto ben pagato, profumatamente, con opere e con incarichi fino al giorno della sua morte. Stiamo parlando dell'antico regime, l'ancien regime, come vogliate dirlo, dell'epoca dell'assolutismo, quindi delle corti, Versailles, tutto il mondo galante, protocollo, l'etichetta, le parrucche. Quindi Felipe V iniziò a costruire il Palazzo Reale sulle ceneri del vecchio palazzo, che a causa di un incendio era bruciato. E poi Carlo III è quando arriva, che il palazzo è già in fase di costruzione, e diciamo prende lui in mano tutti i lavori e decide anche tutta la parte di decorazione. Il Palazzo Reale è un compendio un riassunto artistico di ciò che di meglio ha espresso quel secolo. Per cui non stiamo parlando solamente di pittori, ma stiamo parlando anche di altri tipi di artisti. Giusto per darvi un'idea, i mobili arrivavano da Napoli, che all'epoca era il posto con dove era maggior sviluppata questa capacità di tessuti e di mobile. Non solamente c'è l'offerta economica, ma usa tutti i mezzi, anche diplomatici, di pressione politica, per fare questa proposta che non possono rifiutare ai migliori pittori. Tiepolo ormai aveva già una certa età, aveva tantissimi incarichi in corso, e in realtà non voleva venire a Madrid. Quindi Carlo III dovette ricorrere a una serie di pressioni diplomatiche come potenza imperiale spagnola, presso tutte le altre forze dell'epoca, per convincere Tiepolo, attraverso ambasciatori, attraverso appunto tutta la diplomazia dell'impero, della corona spagnola, unito a un prezzo e un compenso veramente lauto e generoso, per poter convincere Tiepolo a venire a Madrid. Alla fine Tiepolo ovviamente non ha, tra virgolette, scelta, e quindi accetta di andare a Madrid, e di fatto quando arriva poi trascorre gli ultimi 8 anni a Madrid. Nei 3 soffitti del Palazzo Reale, i Tiepolo raffigurano la gloria della Spagna, il trionfo della monarchia spagnola e l'apoteosi di Enea. Possiamo considerarli il punto d'arrivo di tutta la carriera di Giambattista, che qui trova il suo suggello. Giambattista arriva a riprendere in più particolari dei motivi riconoscibili in opere precedenti, creando una vera fantasmagoria in cui il nostro sguardo si perde. E il piacere degli occhi fa dimenticare lo stesso soggetto raffigurato, nonostante occupi il centro delle composizioni. Dopo la morte di Giambattista, il figlio Lorenzo rimane a Madrid. Morirà pochi anni dopo, appena quarantenne, quindi in Spagna.
Il figlio Gian Domenico invece rientra in Italia, ma si dedicherà sempre meno alla pittura, anzi coltiverà la pittura, possiamo dire, sempre più per scopi praticamente personali. Il resto della famiglia era rimasto a Venezia, una famiglia, lo ricordiamo, imparentata anche con i pittori Gian Antonio e Francesco Guardi. Nel frattempo la chiesa di San Martín a Madrid viene distrutta e così anche la tomba di Giambattista che lì era stato sepolto. Possiamo dire che Giambattista muore appena in tempo per non vedere, addirittura togliere dagli altari della chiesa di Aranjuez le pale d'altare che aveva dipinto su committenza reale a causa della decisiva affermazione della nuova corrente artistica di moda in Europa, il neoclassicismo. Queste pale d'altare sono state poi disperse, in parte frammentate, recuperate nella seconda parte dell'Ottocento e ad oggi sono solo parzialmente visibili. Eppure l'anziano pittore si era dimostrato ancora in grado di captare almeno parzialmente la sensibilità dei tempi nuovi. Alcuni particolari delle piccole opere, soprattutto di soggetto religioso, dipinte negli ultimi anni madrileni, dimostrano in alcuni particolari realistici delle vibrazioni nuove assolutamente sorprendenti. Giambattista Tiepolo appare oggi un precursore della nostra familiarità con le immagini virtuali e della contaminazione affascinante e ingannevole fra realtà e fantasia, ma forse soprattutto della consapevolezza del valore della creazione artistica in se stessa. Nel mio liceo ci siamo incontrati con Tiepolo in occasione delle giornate di primavera del FAI del 2015. È stata un'occasione veramente stupenda, è stato un grande successo, soprattutto per l'affluenza del pubblico che è stata quasi inaspettata e ha soddisfatto pienamente le intenzioni del FAI, dei nostri docenti e anche di noi studenti e ci ha lasciati con l'auspicio e la speranza di tante altre attività allo stesso scopo come quella di oggi, in modo da promuovere la consapevolezza e la conoscenza di questi territori e dei Tiepolo. Abbiamo voluto realizzare questo documentario per dare la possibilità a un vasto pubblico di conoscere l'eredità artistica e culturale che ci hanno lasciato i Tiepolo. Questa eredità, assieme a molte altre che può vantare il nostro paese, rappresenta un patrimonio di inestimabile importanza e potrebbe darci veramente delle grandi opportunità e delle occasioni di lavoro per i nostri giovani. Questo è il motivo per cui le ACLI si sono fortemente impegnate su questo progetto. Ma anche voi potreste darci una mano e collaborare per creare delle possibilità in più. Ci sono due cose sulle quali possiamo lavorare insieme. La prima è quella di ricordare, riscoprire e raccontare la bellezza di questo patrimonio. Ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma spesso non ce ne accorgiamo e avremo invece bisogno di ricordarcelo e averne cura. La seconda è costruire reti. Non possiamo da soli fare tutto, abbiamo bisogno della collaborazione di molti e questo documentario con la collaborazione di molti luoghi del Tiepolo è un altro passo importante. Chiudo dicendo che dobbiamo ancora scoprire il motivo per cui i Tiepolo sono venuti a vivere qui. Ma se ci guardiamo attorno, forse si capisce perché ancora oggi scrittori, artisti, imprenditori e molte altre persone decidono di venire a vivere a Milano.